faccio bene. Non riesco a prendermi, cazzo. Io non ho detto che era facile. Li chiamiamo handicappati. Qualche volta le loro storie emergono dal silenzio, a turbare, ma solo per un attimo, le nostre coscienze. Non possono prendere un autobus. Viaggiano nel bagagliaio dei treni. Non mettono piede o le ruote delle loro carrozzine in alberghi, ristoranti e bar quando ci sono gradini o gestori che li mandano via. Sono quasi 6 milioni in Italia, il 10% della popolazione. Sulla carta, ma solo sulla carta, hanno pari diritti e pari dignità. Hanno due nemici, l'indifferenza e la pietà. Le casette che hanno ospitato i terremotati del Friuli sono state ristrutturate ed inserite nel progetto Spilimbergo. Il centro, in provincia di Pordenone, insegna a farcela di nuovo da soli. Non manca nulla per raggiungere l'obiettivo. Controlli medici, ginnastica, tanto sport. Ce ne vorrebbero altri di centri simili a questo. Ogni anno in Italia 2000 persone diventano disabili, vittime di incidenti, in casa, sul posto di lavoro, sulle strade. 2000 persone che devono imparare tutto, ricominciare da capo. Alle 3 di notte siamo usciti di strada con un camion carico di mobili, quindi con molta più spinta abbiamo sbattuto su per una grossa colonna di un cavalcavia. E io sono rimasto dentro nella cabina e mio fratello è stato buttato fuori. Mio fratello non si è fatto niente e io sono rimasto dentro nella cabina del camion distrutta, insomma. Ero con la moto, sì. Mi hanno tagliato la strada e niente, insomma, ho fatto questo incidente. I miei avevano chiesto al personale medico di non dirmi effettivamente quello che mi era successo, preferivano dirmelo loro. Solo che una notte un cambio di infermieri, ho sentito le disposizioni che gli infermieri davano agli infermieri che entravano in turno, e sentendo dire che nel letto dove ero io, al numero dove ero io, c'era un paraplegico, ho drizzato un po' le orecchie, ho detto, oh, qua c'è qualcosa che non va. E poi il giorno dopo, quando ho potuto vedere, il giorno dopo ho visto mio padre, mi ha detto che effettivamente c'erano dei... perché all'inizio mi avevano detto che mi ero solo rotto le gambe, il femore, non c'era niente di preoccupante. E poi invece la realtà, insomma, è venuta fuori, insomma.
Nei momenti più duri ho pensato anche nella fase proprio primaria, pensi anche di farla finita, per dirti la verità. Sono momenti così dove veramente ti confronti con te stesso in maniera profonda, no? È quasi snaturante la sensazione che provi, perché in effetti ti giri come un sacco praticamente. Devi riproporti la vita, ti ho detto, è come se rinascessi di nuovo. Però quello che devi fare è importante, non perderti, non diventare un'altra persona, ma riappropriarti della tua personalità, è quello che deve fare la gente. La ripresa, sia pure lenta, c'è. Ed è una vittoria, giorno per giorno. Ma la vittoria più importante è quella dello spirito, di credere che gli altri, quelli che ci circondano, capiscono che ci siamo anche noi.